mi interessa molto, dato che mi avete chiamato, sì, dire e sottolineare il fatto, ragazzi, stiamo a casa, certo, stiamo a casa, non contattiamo gli altri, facciamo gli arresti domiciliari. A me di queste cose per cui c'è carenza di democrazia, non c'è, non me ne frega nulla. Stiamo a casa. Mi dici cosa fa, come passi la giornata, Rosario, tu? Come passi la giornata tu? Allora, io passo la giornata, adesso vi faccio sorridere. Dai. Allora, innanzitutto leggo, naturalmente, mi informo in televisione per sì, le cose che si dicono. Mm. Terzo, sto cercando di buttare giù un libro della mia esperienza consumerista che mi è stato anche ordinato, sì, diciamo, lo dico scherzando, di fare. Sì. E poi, questa è la battuta più bella che voglio fare, mi sono ripromesso di ritornare agli anni 65-70, quando traducevo le canzoni di Bob Dylan. Ah. E allora ne ho fatta una, potete anche trovarla, è quella che per cui poi ha ricevuto anche il premio Nobel. Ah, ne ho fatta una, la trovate su Facebook. Mi sto, sì, divertendo, passando il tempo, certo, a tradurre, e guardate che è molto complicato perché è un inglese ermetico, è un inglese, è un americano più che inglese, è un americano non solo ermetico ma anche con, diciamo così, le specificità americane che non sono quelle italiane, e però ho cercato di farla, credo di esserci riuscito, ed è naturalmente messa a disposizione di chi la vuole, ecco, perfetto, gestire, cantare. Senti, eccetera, un po', caro Rosario, ti hanno suonato persone sospette in questi giorni alla porta? A parte che devono essere dei fessi se vengono a suonare proprio a te. Dopodiché, ma questa facciamo è la denuncia così, che noi abbiamo fatto dal primo dopo giorno. Dopo la pubblicità riprendiamo da qui, perché le notizie di oggi sono ancora preoccupanti. Le ho stampate poco fa. Certo. Fateci entrare in casa, siamo della Croce Rossa, siamo operatori in tuta bianca, no, si presenta con la tuta bianca. Ecco, dopo la pubblicità riprendiamo da qui.